Ciao ragazze, nuovissimo video. In questo video non mi vedete perché sono qui in piedi, perché vi volevo registrare l'aggiornamento della mia postazione make up. Ha fatto vari giri, sì, lo so, la mia postazione, ma adesso per un po' starà qui dentro, che è dentro il primo cassetto di questi tre cassettini qua. Vi mostro subito come l'ho sistemata. Sarà un video molto breve, però comunque ci tenevo lo stesso a mostrarvelo. Allora, qui nel primo cassettino, in questo piccolo cestino che ho preso dai cinesi, vi faccio una panoramica di come l'ho sistemato. In primo questo cestino ho messo tutti i rossetti, di cui ho questo di Wet n Wild, Yves Rocher. Sono un po' di rossetti vari, c'ho Avon, le tinte labbra di Wycon, tinte labbra di It Style, poi rossetti Kiko, ho due lucida labbra di Marianne, che avevo trovato l'anno scorso nel calendario dell'avvento, qua in fondo sono le matite labbra, poi rossetti di Wycon, questa di Primark che ancora devo provare, ma sbocciandolo sembra molto bello. Avon, Wycon, eccetera eccetera, perché quelli che uso per la scuola ho deciso di metterli da un'altra parte, che poi in futuro vi farò poi anche l'aggiornamento della beauty da scuola. Poi dentro questo cestino azzurro ci ho messo la terra, questa qui è enorme di Wycon. Poi ho l'illuminante di Kiko, l'illuminante di iHeart Makeup, questo qui, poi ho blush di Wycon, illuminante Wycon, questo qui fatto a cuoricino, un'altra terra di Wycon, blush di Wycon, blush di Marianne trovato nel calendario dell'avvento, e così. Ah, poi ce n'ho uno di Kiko e uno di Astra. Qua dentro, che ve lo giro così, aspettate, così lo vedete meglio, ho messo i prodotti per la base viso, e mascara e matite occhi. Questa qui di Sephora è una cosa bellissima, adoro questa matita. Ho un fondotinta di Kiko che ho provato stamattina per la prima volta e mi è piaciuto veramente tanto, quindi spero di trovarlo in futuro. C'ho la cipria di Kiko che ancora devo trovare, che avete visto nell'ultimo video, e quella di Sephora l'ho messa nel beauty da scuola. E scusatemi se vedete un po' mosso, la cipria è questa, che ha l'effetto illuminante. Poi io sono tinta di Essence che non mi piace, il temperino, correttore, mascara, base viso e base occhi e base viso. Poi qui ho messo questa palette di Too Faced, la palettina di Essence, l'unico ombretto buono di Pupa, poi palette di Wycon, questa qui con polimer di Wycon, le due pro di Revolution, questa qui sempre della Revolution, questa qui della iHeart Makeup, questo qui che ho ricevuto a Natale di Pupa, che poi vi mostrerò, questo qua sempre di Pupa dove ci sono rossettini e lucidi. Poi qua dietro mi ci ho messo la palettina piccolina di Bella Oggi e queste qua tre piccoline di Marianne che avevo trovato nel calendario nell'avvento. E niente ragazze, questo qui è tutto. E come avete visto, video molto breve, però questo è tutto ciò che mi è rimasto della postazione make up di tutti i prodotti che ho finito. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo presto con nuovi video.